è uno sbarco piuttosto significativo oggi. Funziona a pieno ritmo a Napoli la macchina dell'accoglienza dei 254 migranti giunti a bordo della ONG Ocean Viking. In campo la prefettura, il comune, la protezione civile e tanti altri enti che non si sono fatti trovare impreparati. Come ci dicono il prefetto Claudio Palomba e l'assessore alle politiche sociali della Giunta Manfredi, Luca Trapanese. Sia l'USMAF che la ASL sono già sulla nave per verificare le situazioni sanitarie. Ci sono anche delle donne incinte, però la macchina, come avete visto, nonostante lo spazio di tempo molto limitato, è stata già approntata già ieri sera e quindi l'accoglienza proseguirà. Tenete presente che non tutti e 254 rimarranno su Napoli, perché abbiamo sentito anche la rete delle altre prefetture della regione, verranno distribuiti secondo i criteri che già più o meno erano determinati. Probabilmente su Napoli resteranno 120 persone. Come amministrazione ringraziamo il prefetto e la prefettura per aver creato questo tavolo dove siamo tutti a lavorare insieme con una squadra. I minori saranno prima ospitati all'ospedale del mare, ci sono minori più piccoli, al di sotto i 14 anni, dovrebbero essere 7, che però andranno direttamente in comunità. Dall'inizio dell'anno sono poco meno di 2.000 i migranti giunti in città. Le istituzioni pensano di realizzare proprio al porto un centro di primissima accoglienza. Un capannone di questo tipo, perché qualora ci fossero nel periodo invernale ulteriori arrivi, è preferibile una struttura fissa rispetto a delle tende.